Breakpoint, buonasera amici tennisti, buonasera, grazie di essere con noi Luca Bottazzi e Carlo Rossi. Ciao Luca, ciao, ciao. Carlo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Stavamo chiacchierando appena prima di cliccare il via per la diretta di questo Eubanks che abbiamo visto pochi minuti fa giocare e perdere onestamente contro Medvedev, un giocatore che io non conoscevo, Luca e Carlo, l'ho visto stasera e devo dire che a differenza di altri match che mi è capitato di vedere in questi giorni, l'ho guardato con curiosità, con attenzione e mi sono anche divertito, anche se è un pazzo scriteriato, perché uno che non gioca senza uno schema, ma forse per quello è divertente, no? È gran servizio, gioco di volo interessante, comunque un bel dritto, e ha rischiato di far tribolare Medvedev più del dovuto. Voi cosa ne pensate di questo ragazzo? Dico questo perché in questi giorni mi è capitato di vedere la partita tra Ayasim e con chi ha giocato, con Cerundolo, si dice così? Sì. Ho dovuto girare, ragazzi, io so che sono il peggior menestrello che può stare qua con voi a passarvi la linea, a far vedere delle foto, perché io mi annoio, io non riesco a trovare il modo di divertirmi guardando certe partite, no? Ayasim e l'altro, dopo 3 minuti ho dovuto girare, ho detto non posso perdere il tempo a guardare sta roba, no? Mi sembra tutto vuoto. Stasera no, questo ragazzo invece l'ho guardato con piacere. Hai ragione Franco, però devi ricordarti che nel tennis del quale parlavi tu, ne abbiamo già fatto cenno in un'altra partita, in un'altra trasmissione, c'erano anche delle giornate nel quale giocavano Higueras contro Barazzutti. No, è vero, ma difatti no, ma dico, in questo qui ho visto un po' più di arte, non so come dire, ho visto qualche sprazzo, no, di genialità che negli altri non trovo, no? Vedo una roba stranoiosa, grandi colpi da fondo campo, schemi stabiliti. Questo qua perlomeno è pazzo, no? E mi ha fatto divertire. Forse a me manca un po' quello. Io ma ci sono dei giocatori come lui, Dustin Brown, come si chiama, il numero uno di questi giocatori. Dopodiché Dustin Brown ha fatto fatica a stare nei primi 100 del mondo. E anche questo ragazzo qua mi sembra che sia 113 del mondo, cioè più o meno la classifica è quella lì. Quindi sono assolutamente dei giocatori molto divertenti che giocano un mazzo di tennis composto da 50 jolly. Purtroppo non tutte le settimane questi jolly sono a loro disposizione. Purtroppo è così, però è vero che uno dice ma io guardando loro mi diverto molto 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 di più, e da questo punto di vista è evidente che sia così, perché come dici tu serve, viene a fare delle volée di dritto, può arrivargli la palla in qualsiasi posizione, tira delle catenate a destra manca, tante volte anche fuori, però insomma voglio dire, certo, sì è vero, un giocatore sarebbe molto molto forte se non ci fossero le righe, ad esempio. Uno dei migliori, Luca. Ma io lo conosco poco, l'ho visto giocare nel turno prima di Medvedev, e sì, è un giocatore divertente perché frequenta diverse zone di campo, non sta 3 metri oltre la riga di fondo campo, laggiù a stazionare in trincea. Poi diciamo è un altro giocatore atipico rispetto a quello che c'è oggi, perché arrovescia una mano, è molto alto e quindi può anche in qualche modo mediare al fatto che arrovescia una mano, perché chiaramente dalla sua altezza riesce a tirare giù rimbalzi che si impennano oggi più di ieri, come abbiamo già detto nelle scorse trasmissioni, però cercare di trovare continuità con questo gioco non è affatto semplice. Ok. Però la cosa bella è che comunque è un 2 metri che si muove da atleta, e quindi da questo punto di vista è un'ulteriore evoluzione del tennista oltre i 2 metri. Ed è così, mi vengono in mente gli anni 70, gli anni 80 del basket italiano, quando i 2 metri
facevano fatica a muoversi su un campo da basket, invece negli Stati Uniti i giocatori di quella statura lì, di colore, erano già dei super atleti, dei super coordinati, gente che giocava già a tutti i ruoli. Certo, se non ho sentito male, io purtroppo ho anche problemi di udito, però Elena Pero si chiama, la telecronista di Sky, ha chiesto a Bertolucci secondo lui che cosa avrebbe fatto Edberg con questo Medvedev, no? E se non ho capito male, gli ha detto che l'avrebbe fatto dannare, cioè Edberg avrebbe fatto dannare Medvedev. Dopo due punti c'è stato un servizio straordinario di Eubanks ad uscire sul dritto di Medvedev. Medvedev non rientrava nell'inquadratura, cioè era talmente telonato che non si è visto. È partito un tracciante che ha passato Eubanks, che tra l'altro un'apertura all'area non indifferente, chiaramente sul rovescio perché nel frattempo è andato avanti, e lo ha passato con una palla imprendibile per chiunque. E lì ho detto, cavoli, Bertolucci ha detto che lo farebbe dannare, Edberg farebbe dannare questo Medvedev, perché per via delle rotazioni del servizio, via dicendo. Io non lo so, però dopo aver visto quella risposta lì, cioè o Edberg, che ricordo, ma magari non ricordo bene, aveva la possibilità veramente di andare a inchiodarlo, a spostarlo, anche se lui era così attaccato ai teloni, ma altrimenti quella fucilata che ho visto tirare a Medvedev su Eubanks mi ha lasciato abbastanza tramortito, ecco. È complicato fare questi paragoni, è sempre molto complicato. Però allora, mettiamola così, sicuramente Edberg sa giocare contro a differenza di tutti gli altri, più o meno tutti gli altri no, però della maggior parte degli altri, sa che se un giocatore sta 4 metri dietro la riga di fondo non bisogna tirare delle catenate addosso a questo qua, ma bisogna giocare delle curve molto morbide, molto lente, affinché questo venga a prendere un servizio come se fosse una smorzata. Edberg questo lo sa di sicuro, perché Edberg a tennis sa giocare, questi ragazzi un po' meno, questi ragazzi esplodono, tirano dai 200 in su, però le variazioni, la variabilità, queste cose le conoscono poco, purtroppo, ed è per questo che poi un giocatore come Medvedev, che staziona in un punto del campo dove non dovrebbe stare, e se fossero bravi gli altri lo avrebbe già capito, perché avrebbe perso molti match in più di quelli che ha perso. Invece purtroppo i suoi antagonisti non sanno interpretare il serve and volley, diciamo, in maniera eccelsa, per cui lui, pur stando in quella posizione, riesce a far pari o comunque a venirne a capo, ecco. Ok. Beh, da quella posizione, allora, Medvedev mira a rispondere, entrare nello scambio, e una volta che entra nello scambio, ovviamente, Medvedev è tentacolare. Ha ragione perfettamente Carlo, fare dei paragoni è quasi impossibile, però Edberg è un campione, è stato numero uno del mondo, in più conosce molto di più il gioco rispetto ai campioni contemporanei in generale, tolgo Djokovic ovviamente da questa classifica, e frequentando più zone del campo. Io credo che in quella posizione Medvedev alla lunga possa fare poco contro un giocatore serve and volley. Lo abbiamo visto anche contro Alcaraz non è un giocatore serve and volley puro, ma che adotta tanto il serve and volley, e contro Medvedev gli ha fatto un mazzo così. La cosa che però bisogna anche considerare è che il serve and volley di Edberg, che è uno standard continuo, con le racchette di oggi, con i risponditori di oggi, sarebbe molto difficile da portare avanti. Mi spiego. In un game che dura 6 punti e finisce a 30, se tu fai serve and volley 3 o 4 volte, quindi un po' a random, essendo un serve and volley, puoi giocare in quel modo. Non puoi farlo 6 volte su 6, anche perché a quel punto questi giocatori risponderebbero da molto più vicino nel campo, per intenderci come Djokovic, e con questi attrezzi, che sono attrezzi molto più rispondenti rispetto all'epoca di Edberg,
per non parlare poi del legno che non rispondevi neanche se intercettavi la palla, molto più difficile. Credo che il modello serve in volley puro non si possa fare, però se Edberg lo adattasse durante il game, come ho spiegato prima, con più sorpresa, sarebbe... No, probabilmente più backer, che era un giocatore che giocava un gioco più a 360 gradi, pur essendo molto bravo a fare serve and volley, sarebbe stato in grado appunto di detronizzare questi giocatori un po' monocorde, ecco. Perché lui sì, sa stare dietro, una volta gli va sotto, una volta va sotto di rimbalzo, una volta sta dietro, una volta fa serve and volley, siccome è in grado di risolvere i problemi in tutte e tre le maniere, potrebbe essere il giocatore. Ma come si chiama? Alcaraz è un giocatore che è così, Cioè Alcaraz ha queste caratteristiche. Alcaraz è capace di fare serve and volley, è capace di fare serve e dritto, è capace di smazzarla da dietro. Quindi è più bravo in difesa, però, Alcaraz rispetto a un backer, pur essendo dei giocatori. No, in più è molto più bravo in difesa. E infatti è diventato numero uno, insomma, alla svelta. Non è che arriva. Bisogna dire che però Edberg, l'ho visto giocare diverse volte, è un giocatore che per esempio sulla terra sapeva mischiare abbastanza, faceva serve and volley, ma però a volte insomma il gioco lo mischiava, ha fatto una finale a Parigi, per intenderci, quindi credo che avrebbe potuto adattarsi a un gioco meno monocorde, lasciatemi passare il termine, di serve and volley. Poi altri giocatori eccezionali di volo, come per esempio Rafter, ma anche lo stesso Edberg, così fanno le vole corte, e da laggiù, se fai le vole corte, ribadisco, Alcaraz ne ha fatte una tonnellata di vole corte, e Medvedev, partendo da quella posizione, che è una posizione già svantaggiata, era tagliato sempre fuori. Però gli antagonisti lo fanno rientrare in gioco, quindi poi quando si scambia lui ovviamente... Ma anche Tiafone nella partita che ha giocato il torneo precedente nel secondo set l'ha messo in gravissima difficoltà. Tiafoe non è uno specialista, è un giocatore a 360 gradi, però non è diciamo una prima scelta, ecco. Quindi vuol dire che se c'è una prima scelta che fa questo tipo di lavoro, probabilmente Medvedev dovrebbe assolutamente cambiare la posizione dalla quale riceve il servizio. Certo, l'Alcaraz che abbiamo visto giocare in questi giorni mi sembra ingiocabile, no? Come ho detto, forse che Medvedev mi sembrava imbattibile, poi è arrivato Alcaraz e ci ha pensato lui. Io l'ho visto giocare ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, sono rimasto veramente scioccato. Quando ha battuto Paul. Non lo so, sembra che riesca a fare qualsiasi cosa, no? Mettersi nei panni dell'avversario, non so, Fritz giocherà stanotte, intanto appena riesco vi aggiorno il punteggio di Serundolo Cacciano, sono tre pari, un break per parte da 3-2, Serundolo ha perso il servizio e adesso sono tre pari, però ecco, Alcaraz mi sembra veramente su un altro livello, magari ho visto male, chiedo a Carlo e a Luca se la pensano così o no. No, hai ragione, è così. Cioè, l'unica cosa che può metterlo in difficoltà è un giocatore che è in grado di fargli fare praticamente tanta difesa. Lui non ama, lui vuole avere sempre il pallino in mano. Stasera con l'americano, stanotte, credo che giochino all'una, potrebbe trovarsi in una situazione nella quale, anche perché, come dire, Fritz non ha alternative, deve spaccare la palla e tirare bordate a destra manca, anche se secondo me non ne esce, però diciamo non ne esce, anche secondo me io non vedo come possa uscire anche tirando delle bordate, quello là le prende e ti tira più forte, non lo so, con degli angoli no, questo non è vero, perché soffre comunque
Jannik, perché soffre Sinner? Perché Sinner riesce a mandarlo fuori giri ed è uno dei pochi giocatori che riesce a mandarlo fuori giri. Sì, in okay. questo caso lui reagisce un pochino da giovane, parlo di Alcantara, esatto. perché quando viene preso a pallate, in qualche momento, è raro, lui non vuol soccombere non dal punto di vista del braccio di ferro e vuol tirare ancora più forte. Ecco, questa è una buccia di banana sulla quale un marpione come Djokovic non abboccherà mai, per intenderci. Mentre lui si sente un pochino così, come se fosse lesa maestà, e allora vuole riprendere subito in mano il pallino, e ci sono dei momenti in cui si regala punti e fa rientrare l'avversario. In questo momento della stagione sta vivendo un attimo di forma eccezionale e sembra incontenibile, però un giocatore va anche valutato quando le cose non girano al meglio, E su questo, diciamo, su questa base possiamo accorgerci della forza di Novak Djokovic. Novak Djokovic, dopo il quarto di finale a Roland Garros contro Nadal, mi sembra che abbia perso una finale a Parigi-Bercy con Rune, che poteva vincere, e ha perso poi un'altra partita con Medvedev a Dubai. Quindi praticamente in 10 mesi ha perso 3 partite. Quando invece Alcaraz non è al meglio, perde con dei giocatori. Sì, anche 20 anni, anzi non li ha ancora compiuti sti 20 anni. Quindi... Certo, 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 parliamo dei due estremi, il più giovane e il più esperto. Però vorrei vedere Alcaraz in difficoltà quando magari le cose non funzionano sempre al meglio, come se la cava, ecco. A questi livelli è da numero 1-2 del mondo. Certo, certo. Okay. Comunque, se le cose vanno come devono andare, sì. Noi domani sera ci vediamo un'altra grandissima semifinale. Jannik è bello registrato, anche lui ha fatto un bel salto di qualità e quindi sarà molto divertente, insomma. È vero, per diciamo questa volta, anche nel torneo precedente, arriva in semifinale, soprattutto qui a Miami, concedendo niente agli avversari, quindi al serbatoio ancora pieno, cosa che non gli capitava gli anni precedenti quando andava in fondo ai tornei. Spendeva molto di più, qui riesce addirittura a staccarli, ha dato proprio delle lezioni. E poi, a mio parere, ha battuto due giocatori in questi due tornei inconsueti per lui, perché con Fritz non aveva mai vinto, e credo anche con Rublev, ora non mi ricordo. No, erano due pari e adesso si è portato avanti lui. Però Rublev è un giocatore che non ti regala nulla, cioè è centrato tutto l'anno, tutti i tornei, per cui sono quelle pietre miliari che quando le superi significa che hai scollinato già in un'altra categoria. Ma ci credevate in questo miglioramento così marcato di Sinner, sia a livello tecnico, credo, servizio, tutto quello che è il miglioramento generale? Lui ha parlato anche di una volée che gli piace di più rispetto a come la giocava prima, volée che ha ancora ampi margini, no? Da quello che mi avete insegnato, credo, nelle puntate scorse. Però ci credevate in questo miglioramento così marcato di Sinner? Ma sai che io questo miglioramento così marcato come io non lo vedo. Cioè, ne ha parlato lui, ho ripreso delle sue dichiarazioni dopo il match. Va bene, però voglio dire, lui alla fine gioca in quel modo lì, un giocatore di potenza e di pressione. Anche l'anno scorso veniva avanti e faceva delle palle corte, solo che quest'anno cos'ha in più? Ha chili in più di fisico e un'altra esperienza, e quindi sceglie ancora meglio come adottare, diciamo, queste varianti, tutto qua. Ma quando la palla scende verso i piedi, per intenderci, a fare la volée bassa, Sinner è un giocatore qualsiasi, non è un top ten, per intenderci. Così come sul servizio, ancora oggi, serve meglio, diciamo, come amministra meglio il game di battuta,
ma non è che uccide il gioco di servizio, non siamo ancora a quei livelli. E allora si potrebbe dire, però ha una grande variabilità di servizio. Non è vero neanche questo, perché serve sempre in due o tre modi, ok? Per intenderci. Quindi, quando si parla di un ribaltamento copernicano di gioco, io non sono assolutamente d'accordo. Sinner è quello che è, solo che ha cambiato cilindrata. Tutto qua. Ha cambiato cilindrata. Carlo? Ha cambiato cilindrata e sta ancora meglio in campo. Cioè, io quando vedo giocare lui, da questo punto di vista, lo considero ancora più forte di Alcaraz. È vero che Alcaraz è più piccolo, ma lui sta in campo come veramente i più forti giocatori del mondo, questi e anche quelli dei tempi precedenti. Cioè, ha proprio una presenza in campo da numero uno. Lo diventerà, non lo diventerà, questo non è importante, però lui veramente, secondo me, fa sentire dall'altra parte della rete questa cosa qua. La partita di ieri sera chiaramente ha poco valore, perché l'altro, però vedi che i giocatori, diciamo, normali, che fino al turno prima sembravano comunque poterlo impensierire, cioè lui usa una marcia e a quella marcia lì, dopo tre colpi, gli altri tirano fuori, non c'è niente da fare, cioè proprio li manda fuori i giri. Anzi, io aggiungerei che Sinner è tornato a essere in un certo qual modo il vecchio Sinner, perché continuavano a dire deve cambiare gioco, diventare più completo sulla rete, e questo in qualche modo contribuiva a far confusione nella sua testa. Lui è un giocatore nel bene e nel male con quei pregi e quei difetti, e ha ottimizzato ancor di più il tennis che ha, e in questo momento lo sta dimostrando. Ovviamente, se uno riesce a variare molto contro di lui, a cambiare le profondità, a giocare basso e corto, a servirgli al corpo, a portarlo fuori, però sono tutte cose molto difficili, sono cose che riesce a fare per l'appunto o Alcaraz quando è in grande forma, oppure Djokovic, perché gioca da molto più vicino e la palla torna prima, o lo stesso Medvedev, che varia molto e tiene la palla molto bassa, perché Medvedev è un giocatore che tiene la palla molto bassa ed è difficile da sfondare a testate, per l'appunto come fa Sinner. E quindi, a mio parere, lui deve ancora crescere parecchio per stare alla pari di quei tre giocatori lì. Per carità, con Alcaraz ci ha già vinto, però i punti che può fare Alcaraz a livello di Master 1000 sul cemento e sulla terra, in questo momento, forse solo sull'erba Sinner gli è superiore in questo momento, a quei tre lì, ad Alcaraz e a Medvedev. Sulle altre superfici è difficile. Ecco, forse è meglio Sinner di Medvedev sulla terra, ma sul cemento quei tre lì sono, a mio parere, per lui ancora molto difficili da digerire. Djokovic ovviamente è difficile da digerire su ogni superficie, anche sulla cicoria, perché che non è così facile trovarlo. Va bene, allora avete visto, Kachanov ha vinto il primo set, ha recuperato da 2-3, ha poi infilato una serie di giochi di fila, e invece volevo chiedervi se posso farvi vedere una domanda. Due cose sul nostro tennista piemontese, su Sonego. Sonny è sempre un giocatore meraviglioso, cioè voglio dire, noi abbiamo un outsider straordinario. Tutte le settimane, quando becca qualcuno che per qualche strana ragione, come dire, non è al 100%, o entra in campo un po' così allegrotto, becca 2-0 da Sonny e va a casa. E questa è una cosa meravigliosa, perché, come dire, a parte che ha giocato un match straordinario, perché aveva delle percentuali di servizio altissime, credo che abbia servito il 73-74% di prime
e abbia vinto il 95% di punti sulla prima, quindi praticamente era ingiocabile. Mi sembra che nel primo set Tiafoe al servizio di Sonego abbia fatto 3 punti, quindi praticamente l'ha sempre vista passare e basta. E a me è sempre un giocatore che mi piace tantissimo. Purtroppo questa volta la prova del 9 non l'ha superata, perché Cerundolo era un giocatore alla sua portata, e stasera con Khachanov sarebbe stata veramente una partita meravigliosa da vedere, perché... È vero, però bisogna dire, Carlo, che Sonego le prove del 9 di solito sono, non le supera. Eh sì, ha questa caratteristica, a questa però, caratteristica. Insomma, mentre da outsider fa delle prove eccezionali. È la seconda volta che infila Tiafoe, mi sembra, se non sbaglio, in Coppa Davis, sì, sì. Adesso è Indian Wells, quindi l'allegrotto statunitense è stato regolato, per mia grande soddisfazione. Poi parliamo, no, c'è una dichiarazione che ti ha fatto imbufalire, no? Perché dopo ne parliamo, perché è una di Tiafoe di quelle che forse poteva fare a meno, però in realtà ci dà degli argomenti di discussione. Vi faccio vedere solo due domande, due messaggi, poi mi fermo un attimo così switchiamo su un altro argomento, anche se rimaniamo a parlare di tennis, perché Pietro vi chiede geometricamente parlando quali sono le differenze del serve and volley di ieri rispetto a oggi. Spiego il punto d'impatto della prima volley, come è cambiato, uguale, più avanti, più indietro. E poi invece vi faccio vedere un messaggio che mi rende felicissimo, perché sono quei traguardi che a me piacciono, anche se Mirko è uno che però scrive una cosa così, io sono strafelice, perché lo leggete anche voi, però ci ho messo un po' a considerare questa trasmissione, ma poi erano anni che non giocavo più, ho ripreso ora grazie a questi due, e mi piace da pazzi che vi chiama due prof, questi due bellissimo, con una testa diversa, visioni diverse, e gran godimento. Mirko, a me fa veramente molto piacere, questa è una cosa bella. Sul serve and volley, se avete voglia e tempo, tra un minuto faccio una pausa, poi torno e andiamo su quell'argomento lì, così poi ci spostiamo su cosa hanno fatto della nostra cara vecchia Davis, quella lì che 3 su 5 si litigava, rubava le palle a Praga, vi ricordate, con Lendl, Schmid, ai nostri Panatta, Bertolucci, eccetera. Le righe di gesso. Esatto, e poi andiamo anche a parlare delle nuove regole, no? Delle nuove invenzioni per fare questo tennis, questo vecchio, antico, vetusto, ammuffito tennis, una disciplina al passo coi tempi, caro Luca. Via, no? La muffa, e facciamo delle figate pazzesche con delle nuove regole. Torniamo subito, tra un minuto. Le grandi occasioni del Car Village Fassina, Ford Puma ST Line 1000 benzina con 52.000 km, 21.900 euro. Da Fassina trovi la tua auto. Tutto l'usato, selezionato, certificato e garantito Arval Auto Select lo potete trovare qui, presso la nostra concessionaria ufficiale Venus SPA, in Viale Sicilia numero 98. Tutte le nostre offerte sono consultabili sul nostro sito www.venus-spa.it. Vi aspettiamo. Abbiamo esagerato, guardate qui cosa vi proponiamo, nuovo, usato. Venite sempre a trovarci e guardate il nostro sito www.pogliani.com. Il nostro indirizzo è Viale Casiraghi 427, Sesto San Giovanni. Ciao! Eccoci qua con tutti i nuovi scooter della gamma da turismo di Honda. ADV 350, XADV 750, il Forza 350 e il Forza 750. Cosa volete di più dalla vita? Alla Motostar trovate la moto per tutte le vostre esigenze. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo in JB Cars per scoprire e provare su strada la nuova Range Rover Velar, disponibile in motorizzazioni benzina ibrido, diesel ibrido oppure plug-in con un'autonomia solamente elettrica di 50 km. Vi aspettiamo in JB Cars. Eccoci, ben ritrovati con Luca Bottazzi e Carlo Rossi a Breakpoint. La domanda di Pietro, Luca e Carlo, possiamo dargli qualche indicazione su come è cambiata la storia? Risponde, io lo ascolto. Ma intanto devo dire che la prima volée, chi l'ha vista? Cioè non c'è più la prima volée, è una cosa che è praticamente sparita, la volée d'approccio, quella che praticamente ti fa prendere la rete e il vantaggio nella giocata di volo. Oggi vanno a giocare al volo quando l'avversario è praticamente svenuto
dopo una tramvata e vanno a raccogliere da sopra la rete. Oppure nel caso di Alcaraz, che volea bene anche da sotto, però sono tutte volee definitive, fa la volée corta con l'altro che è sull'altro campo, cioè risponde dalle tribune, ok? Il classico serve and volley è servizio e con la prima volée metti in difficoltà l'altro, prendi ancora più campo e finisci. Questa dinamica qui non si vede più da un sacco di tempo, perché anche i giocatori serve and volley, se possiamo così considerarli, di oggi, alla Shilton, per intenderci, per nominare uno nuovo che abbiamo visto in Australia, è servizio devastante, l'altro la mette di là come può e raccoglie al volo, non prende il vantaggio con la prima volée, ok? Questo perché? Perché questi grandi campioni a livello dei top 20, a mio parere, non giocano più il doppio. L'abbiamo già detto qual è la formazione oggi a livello mondiale degli under 10, 11, 12, 13, 14, che poco frequentano quella zona di campo e quindi diventa difficile dopo, da post-adolescenti, cercare di rimediare a questo disastro metodologico didattico. E in più, siccome la palla sale tantissimo nel rimbalzo, con queste racchette hai sempre la possibilità di violentarla anche da 2-3 metri fuori dal campo, in particolare se sei un giocatore di 2 metri che ha delle leve importanti per poter accelerare sulla palla, ok? Bisognerebbe trovare qualcuno in grado di riuscire nuovamente a tenere la palla bassa, corta e poi profonda, cioè cambiando le profondità. Però ribadisco, i tempi del serve and volley sono mutati, perché non è più servizio prima volée, seconda volée, è servizio e volée, nell'intento di chi fa serve and volley oggi. Cercando di saltare la prima volée, la volée basta, non c'è più, non la sanno, non viene più. Ma il problema è legato al rimbalzo della palla. Siccome la palla rimbalza altissima, tu difendi un dritto che, se anche viene, come dicevi tu giustamente, Bob, anche se viene lanciato da 4 metri dietro la riga di fondo, ha una velocità impressionante. E quindi comunque chi volea è in difficoltà, mentre una volta, quando la palla era bassa, tu dovevi fargli superare la rete a questa benedetta palla, e quindi comunque non potevi violentarla in quel modo, hai capito? Sennò tiravi in rete. Essendo bassa la palla, dovevi curvare la traiettoria e quindi in un certo qual modo le polveri erano bagnate, mentre adesso sei anche lontano, ma se sei un 2 metri e colpisci a 1,80 m, praticamente, per dire una cosa gergale, se vuoi in volgare, smatchano di dritto e di rovescio, hai capito? Quindi uno viene a rete e si ritrova degli smatch addosso. Bisogna cambiare assolutamente il paradigma dei rimbalzi, i campi sono troppo lenti e frenanti, soprattutto okay, quelli in cemento. Chiarissimo, perfetto. Sì, Raffaele ricorda Team Maillot, che era scritto Maiotte, con la Y e la E finale. Team Maillot è stato un giocatore divertente, dai, soprattutto sul veloce, forse un filo leggero, no? Per battere i mostri sacchi, però qualche volta ci è riuscito, ricordo dei bei risultati comunque. Sì, uno stereotipo di giocatore che però non c'è più, abbiamo rivisto in questo Ubex, forse un pochino lo ricorda, più solido da fondo forse di Maillot. Ok, invece andiamo sulla Davis. Come stanno riducendo questa competizione, Luca e Carlo? Perché evidentemente è una storia talmente lunga, no? Che immaginare che si possano in qualche modo, ma solo cambiare, o avere la presunzione di poter cambiare un certo tipo di manifestazione, è assurdo, no? Già di per sé. Però la realtà è che non è più quella di Davis là. Ascolta, perché il professor Bottazzi. Ma che fai, Carlo? Intanto, prof, io ti metterei tanto quelle immagini di quella Davis, di quella... Cos'era l'80 in Cecoslovacchia, Italia, Cecoslovacchia, Praga, anzi Cecoslovacchia, Italia, Praga. Intanto la Davis è stato
è stata un'idea di quattro favolosi studenti di Harvard a fine Ottocento. Tra questi Dwight Finley Davis, per l'appunto che dà il nome alla coppa, la inventa e compra di sua tasca questa magnifica insalatiera. Un'insalatiera che ha reso il tennis uno dei primi sport, forse il primo sport, che ha fatto sembrare gli oceani più stretti, ha fatto diventare il tennis uno sport globale. Ed è stata una cosa favolosa, perché ha creato in uno sport individuale come il tennis una competizione a squadre per nazioni. Poi sarebbe arrivata la Whitman Cup, poi tradotta in Federation Cup, oggi King Cup. Comunque, una coppa alla quale ogni giocatore sogna di partecipare per difendere i colori della propria nazione e tutta questa retorica che ora mi fermo, insomma, e tutti conoscono. La Coppa Davis era in difficoltà. In difficoltà perché è scomparso, diciamo, l'anello anche che univa la formula della Coppa Davis costituita dal doppio. Il doppio ormai è un pianeta disabitato da più di 20 anni, i migliori giocatori non lo giocano più, e quindi era andata un pochino in crisi, anche perché disertata dalle migliori racchette. Bene, a questo punto cosa succede? Succede che l'ITF, la Federazione Mondiale, che è un ente che esiste per tutelare il gioco e, laddove avesse delle difficoltà, rilanciarlo, vende i diritti della Coppa Davis a un agnuco. Un agnuco vuol dire una società appena costituita, ok, non qualcosa di esperienza, per rilanciarla. Bene, in realtà non è stata assolutamente rilanciata, è stata spolpata. Hanno cercato, come si usa oggi fare, di far cassetta e quindi di svuotare come un guscio, di un crostaceo, la polpa succulenta di questa signora del tennis, ed è stata venduta come una figlia al bordello di Calcutta. Questo hanno fatto questi signori, che dovrebbero vergognarsi, essere dismessi, e invece sono ancora lì a dire la loro su come recuperare. Ma è una cosa, cioè, ma senza vergogna, c'è una cosa impressionante. La signora del tennis trattata in questo modo, e tutti i campioni che nel passato l'hanno onorata facendo anche dei sacrifici enormi, perché ricordiamo che al suo debutto e anche nel bel mezzo del cammin della sua vita si viaggiava in nave per andare dall'Australia agli Stati Uniti e viceversa, o dall'Europa agli Stati Uniti. Niente, come se nulla fosse, è stata smembrata in questo modo, senza assolutamente poi arrivare a una soluzione che era quella che si erano prefissi, cioè rilanciarla. L'hanno massacrata. Quindi non capisco perché questi che hanno votato, oltretutto, perché sono state le federazioni nazionali, alcune hanno dato il loro ok, benestare, tra cui la federazione americana, che da cui arriva questa idea, perché Dwight Finley Davis era di Boston, dovrebbero come minimo tacere, ok, coloro i quali hanno fatto questa cosa qui, per almeno 10 anni, come minimo, e non dire ancora, fornire ancora delle idee. Ora lascio la parola a Carlo, perché ho altro da dire, se no vado avanti 2 ore. No, ma io sulla Coppa Davis ascolto volentieri Luca, perché io non ho tante cose da aggiungere, se non dico una cosa io, così lui riprende il fiato un attimo, che avendo deciso di farla giocare 2 su 3 e facendo giocare 3 incontri, il doppio diventa molto più importante di quello che era nell'edizione precedente, e quindi paradossalmente la gara che diventa importante quando, o quella decisiva sull'uno pari, viene giocata da dei giocatori che non sono i giocatori più forti del circuito, e quindi è veramente un paradosso.
peggio ancora, questo è perfetto quello che ha detto Carlo, e se vuoi proprio rilanciarla non si può fare il 2 su 3, non ci sono le date, a me fanno ridere quando dicono non ci sono le date, quindi è meglio il torneo ATP 250 di Vatte la Pesca e non far giocare la Coppa Davis? Fai spazio, il calendario è pieno di tornei che sono seduti in tribuna a due spettatori, ma di cosa stanno parlando? No, lo spazio non c'è, gli altri, no, ci vanno gli altri a giocare. A quel punto vuoi farla 2 su 3? Bene, allora fai un'innovazione, falla comunque a 5 punti, non a 3, 4 singolari, un doppio come prima, con 4 singolaristi diversi però, in modo che il movimento di quella nazione abbia veramente un peso ancora maggiore rispetto a prima, perché prima con un numero uno del mondo potevi andarti a vincere la Davis senza magari avere un movimento così di qualità dietro. È capitato, voglio dire, nella storia della Coppa Davis, a volte questa cosa. Ovviamente la Coppa Davis è stata dominata da quelle nazioni che hanno avuto sempre più ricambi di campioni, questo va da sé. Però mi ricordo nel 75 Borg ha vinto la Coppa Davis da solo, praticamente, e non era ancora il Borg vero, stava diventando. Con quattro singolaristi diversi e il doppio torna ad aver maggior peso il singolare, visto che il doppio è un pianeta disabitato, e con quattro figure diverse è noi, proprio si capisce. Noi siamo fortissimi in questa formula qua che suggerisce Luca, perché noi possiamo schierare Sonego, Sinner, Musetti, Berrettini, Fognini, Bolelli. Porca di quella miseria. Cioè, tanta roba, E certo, voglio dire, poche nazioni possono fare. Forse la Russia in questo momento può fare altrettanto. Sì. La Spagna non lo so, non credo. La Francia in difficoltà, la Germania fanno fatica. Pochi hanno 5 punti così di qualità, medio-alta come la nostra. Gli Stati Uniti possono mettersi in coda perché i due giovani nuovi, più Tiafoe e Fritz, diciamo, li aiutano un po', però noi siamo più forti, ce la giochiamo noi con la Russia. Ok, invece avete parlato di ipotesi anche di punteggio, di punteggio differente, no? Di studiare delle innovazioni, e proprio con le innovazioni vorremmo chiudere poi questa puntata, questo appuntamento settimanale con Breakpoint, perché ce ne sono state tante, no? Di innovazioni. Quella che ti ha fatto un po' arrabbiare, Luca, è una provocazione, forse, spero, un suggerimento di Tiafoe, che ha detto che il pubblico dovrebbe poter essere libero di muoversi, no? Di deambulare, ho messo nel titolo della puntata. Non lo so, è una cosa che è abbastanza... Per chi ha giocato, muove, no? Quando è finito il game o il set, si muove. Si muove, certo, perché non durante, no? Cosa intendeva Tiafoe, che si può muovere e parlare durante il punto? Non ho capito. Penso proprio di sì, almeno, leggere la... Allora, spero per lui che non abbia detto una sciocchezza del genere, però, sai, il pubblico, dipende che tipo di palcoscenico c'è, ne parlavamo appunto con Carlo. Allora, al Luna Park e nei baracconi la gente urla, si muove, e quindi potrebbero benissimo, se fosse un baraccone, tirarsi anche i panini da un lato all'altro del campo, va bene, cioè il pubblico è protagonista al Luna Park, è anche protagonista, se vuoi, e urla e fa queste cose anche in un concerto pop, se vogliamo, di musica. Se c'è la musica classica già non funziona così, il pubblico applaude ma quando è finito il pezzo. E anche nella musica pop, se vogliamo, se c'è un grande interprete nello stadio, non so, suona, mi viene in mente, anche se non c'è più, John Lennon al pianoforte, Imagine, stanno tutti zitti. Certo che se c'è un pagliaccio ridono tutti e urlano, perché è corretto che sia così. Quindi all'opera il pubblico si scalda, batte le mani, chiede il bis. Finita la rappresentazione, finito il punto, non durante.
dipende se si vuol fare una pagliacciata, una baracconata o uno spettacolo di qualità, dipende. Però lo spettacolo di qualità alla Scala, per intenderci, o un grande concerto di un grande cantante costa tanto e guadagnano tanto. La baracconata costa un euro, due euro entrare, o anche gratis. Quindi non capisco come possa uno che ha la racchetta in mano, che guadagna quello che guadagna oggi, grazie al tennis, che è uno sport secolare, mica perché è bravo lui, deve ringraziare quelli prima, possa dire un'enormità del genere. Altrimenti non potrebbe avere il conto in banca che ha. Dovrebbe andare a fare le gare di freccette, con tutto il rispetto, perché comunque è difficile essere numero uno del mondo anche a freccette. Certo. Quello che mi spaventa un po', Carlo, è che ci sia comunque da parte di qualcuno forse la volontà di retrocedere un'opera, no? Perché è vero che siamo appassionati di tennis, però in realtà è proprio uno sport così, di retrocedere un pochino al fenomeno da baraccone, come diceva Luca. Cioè, questa sensazione è abbastanza confermata, no? da altre idee che sono state inserite, no? Cioè, qualcosa che va un pochino a svilire quella aura che ha sempre avuto questo sport rispetto forse a tanti altri. Cioè, qui è un problema di cultura, è un problema di tradizione, un problema di... perché cioè, le innovazioni non è che sono sicuramente una cosa positiva, ma è sempre stato così nella storia di qualsiasi cosa. Non è che tutto quello che arriva nuovo è sicuramente meglio di quello che c'era prima. Questo è il problema. Facciamo un esempio. Di recente hanno praticamente eliminato i giudici di linea. È un'innovazione, ed è un'innovazione positiva, perché nessuno più può dire mi ha ciulato una palla, se ne è dimenticato, si è addormentato, cambia quel giudice, il giudice di serie deve fare un overrule, c'è chi lo fa, chi non lo fa, chi ha più potere, chi ha meno potere. Questa cosa qua è un'innovazione, ed è un'innovazione assolutamente positiva. Ti faccio l'esempio di un'altra innovazione positiva. Hanno deciso finalmente la direzione dell'ITF che al quinto set, in tutte e quattro le prove dello slam, quando nel quinto set si arriva sul 6 pari, si gioca un tie break a 10. Ma fino a un anno fa, uno arrivava a 12, l'altro smetteva, l'altro faceva il tennis tradizionale e andava avanti. Cioè, era veramente una baracconata. Cioè, ognuno faceva quello che gli pareva. Ed è questo che, come dire, quando uno, due, tre, quattro cominciano a fare di testa loro, allora il quinto dice, vabbè, allora anch'io faccio una proposta. Allora il sesto dice, allora anch'io anche. E diventa veramente una baracconata. Questo è il problema. Invece, per fortuna, si sono messi d'accordo. Ok? Come dice sempre Luca, questa sera la dico io, nel 1500 si è deciso che ci volevano due punti, no? Per fare in modo che uno vincesse un game, perché lo Scaino racconta, per evitare che questo gioco qua sia più legato alla sorte che alla bravura, se i punti sono due anziché uno, possiamo avere non la certezza, ma la probabilità che questo avvenga. E allora si possono fare dei match a un punto solo. Se si gioca un match ad un punto solo, entri in campo tu, Bob, dall'altra parte c'è Roger Federer, però il sorteggio ha detto che servi tu, tiri quella volta lì sulla riga, la palla schizza via, Roger Federer non risponde e hai battuto Roger Federer. Questo è l'estremo degli estremi di tutto. Ma questo, voglio dire, qualcuno vuole andare in questa direzione? Ma che lo facciano. Bisogna capire quanta gente poi continuerà a seguire questo sport. Ok? Perché intanto quelli che hanno comprato la Coppa Davis l'hanno già mollata, Chiaro? Ah, ok, questo non è un dettaglio da poco, questo io non lo sapevo. Cioè,
gli innovatori, i fenomeni, cioè l'hanno già mollato. Vi facciamo vedere noi come si fa, insomma, in sostanza era quello un po' il meccanismo. No, ma e chi gliel'ha data anche responsabilità? Vabbè, chiudiamo questo penoso. Certo. Ok. No, riprendendo quello che diceva Carlo, per citarlo Scaino dice: due punti di vantaggio danno maggior peso a intelletto e destrezza. Se fosse un punto solo, il fatto avrebbe maggior peso. E io sfido chiunque in una tavola rotonda a dire che anche dal punto di vista dello spettacolo, del pathos, della spettacolarizzazione, il fatto è meglio di intelletto e destrezza. Non è neanche così sotto l'aspetto proprio puramente spettacolare. Culturale proprio non ne parliamo neanche. Capito? Per cui, voglio dire, ma questi che innovano sono sicuramente degli esperti di marketing, cercano di fare cassa al primo punto. Però questa, diciamo, relazione tra necessità dello show business e lo sport, una cosa non può asfaltare l'altra, se no rischi di non avere più nulla. A mio avviso, da quello che dimostrano, vedi la questione della Coppa Davis, pur essendo dei dirigenti mondiali di tennis, dimostrano di non sapere niente di tennis, cioè sono degli ignoranti totali. Poi saranno bravi a fare i bilanci, altre cose, però in questo caso, come diceva il professor Rossi, se hanno già dato indietro le chiavi, voglio dire, significa che poi la bicicletta non la vogliono più, c'è da discutere, non vogliono più la bicicletta. Tra l'altro, guardate, io ascoltandovi e imparando queste cose, no, sulla Coppa Davis, sul fatto che ci siano veramente degli esperti di marketing che hanno la presunzione, no, di sapere di tennis, cioè di uno sport così particolare, il paragone, e ve lo faccio perché secondo me è calzante, con la MotoGP, più con la MotoGP che con la Formula 1, vi chiedo scusa, ma sapete che è un mondo del quale parlo quotidianamente, sta facendo lo stesso errore, secondo me, secondo gli appassionati, con queste gare sprint che sono chiaramente una manovra di marketing, ma che non si preoccupano affatto di tutte le implicazioni negative che stanno avendo sui meccanici, che non hanno dei turni di lavoro sopportabili umanamente, ne hanno fatta solo una, piloti che si fanno male, cioè innalzamento del rischio pazzesco, però loro devono vendere un prodotto, per cui mi sembra che sia possibile parametrare questo tipo di atteggiamento che vediamo nel tennis anche in altre discipline. Questo mi spaventa ancora di più, perché vuol dire che è un fenomeno globale che sta cercando di fagocitare il mondo dello sport e renderlo un qualcosa di più vendibile, no? E in realtà rischiano di minare veramente la solidità di discipline sportive super iper consolidate. Purtroppo mi sembra che sia così. E come dici tu, hai detto giustamente, dalla MotoGP, primo Gran Premio, al secondo Gran Premio non parteciperanno quattro piloti che erano in griglia. Se succede la stessa cosa nel secondo Gran Premio, che altri quattro si fanno male, siamo a meno 8 dopo due gare. Cioè, e allora che cos'è? Una gara eliminazione? Esatto. Cioè, esatto. Una roba paradossale. In più, l'altra cosa che fanno fatica a capire queste persone è questa: l'unicità di una cosa è la sua bellezza. Cioè, se tu metti sempre sempre di più tutto sullo stesso piano, questa cosa a un certo punto mi stanca, perché c'è, per troppe volte è ripetitiva, io non ne voglio sapere. Cioè, la gara di MotoGP era la gara di MotoGP, adesso sono già diventate due e tutte e due fanno classifica. Però sì, Carlo, però devo dirti, e anche qui rivado a quello che avete detto voi delle superfici, no? Che è un qualcosa che io, non seguendo così più in maniera più approfondita la disciplina, ho perso un po'. Io ero rimasto all'erba velocissima, al cemento veloce, alla terra, no? C'era le differenze, venivano fuori gli specialisti. Però mi avete spiegato che adesso, bene o male, è vero, l'erba è ancora erba, ma non è più quell'erba là, per cui ci giocano bene quelli che giocano da fondo. Nelle gare della MotoGP, se è successo che quella gara lì, quell'unica gara lì, quell'unicità della gara MotoGP era diventata qualcosa di un po' noioso, per cui a fronte di cali di ascolti cosa hanno detto? Aspetta che ne facciamo due,
No, però più breve, così almeno rischiamo di cadere di più, c'è più casino, per cui riattiviamo l'ascoltatore. Ma il problema, Luca e Carlo, è che doveva sistemare i problemi della gara lunga, quella gara che dava l'unicità della MotoGP. E qui, secondo me, nel tennis è più o meno la stessa cosa, perché rischiano, a mio avviso, di creare noia in alcuni eventi che in realtà noiosi non sono mai stati, no? Perché, cioè, purtroppo, torniamo alla Coppa Davis. La Coppa Davis aveva delle caratteristiche super super uniche, cioè si giocava in uno stadio che era lo stadio di casa di una delle due squadre. Questa cosa accadeva a sorteggio se non avevamo mai giocato contro, oppure accadeva una volta da me, una volta da te. Cioè, quindi c'erano delle particolarità che davano un pregio, una bellezza in più al gioco, perché tu dicevi si giocherà sulla terra, si giocherà al coperto, si giocherà in questa maniera. Poi tutta una serie di cose che hanno fatto una storia non bella della Coppa Davis, perché in alcuni stadi non si poteva vincere, ne succedevano di cotte e di rinchiuse. Con le innovazioni tecnologiche che ci sono adesso, nessuno più può rubare un punto, due punti, cinque punti, otto punti, come è accaduto negli anni 70, negli anni 80. Cioè, c'è un computer che stabilisce se la palla è dentro o se è fuori. Quindi da questo punto di vista lo spettatore può fare tanto caos e basta. Non è che può interagire. Sì, possono insultare dagli spalti, ma voglio dire, questo può accadere in qualsiasi torneo, non solo in Coppa Davis. Per cui questo fatto era un fatto comunque che rendeva la Coppa Davis unica. Adesso c'è la Laver Cup, la ATP Cup, la Coppa Davis, e ho sentito che ne vogliono fare una quarta. Ma a un certo punto io non mi ricordo più neanche qual è la Coppa Davis, se sono un giovane che le mischia fra tre o quattro. E quindi non sono più in grado di storicizzarla, di dargli il peso che dovrebbe avere, capito? Questo è il problema. Ma perché non ce l'ha più, Carlo? Non ce l'ha più, questa è la realtà. Purtroppo non ce l'ha formule, proprio più. Le formule sono tutte le stesse. Quando prima la Coppa Davis, anche Honduras-Panama era pieno in casa dell'uno dell'altro. Abbiamo visto nell'ultima Coppa Davis una classica giocata in Spagna, perché il girone si faceva lì, tra Francia e Australia con le tribune vuote. Ma stiamo scherzando, cioè Francia-Australia con le tribune vuote, c'era l'arbitro, c'erano i capitani e i giocatori, punto. È una cosa che fa male veramente al cuore, vuol dire proprio non capire l'ABC delle cose. Volevo poi tornare sulla cosa degli slam che ha detto Carlo, per precisare che Wimbledon comunque è sul 12 pari il tiebreak, però hanno comunque equiparato i tiebreak, come si dice, in tutte e quattro le prove dello slam. Quindi anche prima, voglio dire, come si fa ad avere una federazione mondiale, un'organizzazione mondiale che consente nelle quattro prove principali a una di avere il tiebreak, l'altra no, è aperta, l'altra ce l'ha al 6, l'altra ce l'ha tutte diverse, ok? Come dire che il campionato di calcio si gioca in 80 minuti, la Coppa Italia 70, la Champions League 100 e i mondiali 110. Ma neanche il calcio, con tutto quello che è, fa una roba del genere. Il tennis l'ha fatto per anni. I dirigenti, questi dirigenti, voglio dire, mondiali, dirigenti mondiali, cioè impressionanti. È vero che poi uno può dire, ma ognuno, siccome ha la proprietà del torneo in casa sua, fa come vuole. Sì, però se si riferisce poi a un cappello internazionale, il cappello internazionale può cercare di dare una linea o no, se si chiama poi tennis professionistico mondiale. No, poi ognuno si scopre che fa come vuole. E allora vuol dire che così non può funzionare. E per concludere, rispetto a come era il tennis di una volta, perché dietro di te hai la figura mitologica di Borg, un campione messianico, perché quando lui c'era, cioè sembrava proprio questa essenza c'era e non c'era, perché al torneo tu non lo vedevi mai allenarsi Borg, non c'era, solo scendeva sul centrale per la sua partita. E tu vedevi un Borg a Parigi, vedevi un altro Borg a Wimbledon, vedevi un Connors a Parigi, un altro Connors a Wimbledon, vedevi un Lendl a Parigi, un altro Lendl a Wimbledon, che ha tentato col serve and volley alla sua epoca di vincere il torneo
più prestigioso del mondo facendo due finali. Oggi invece con questa cosa qua, di cui parlava Carlo e parlavi tu, superfici diciamo che rendono il gioco più o meno simile, tu vedi delle partite, non so, ma anche Alcaraz Sinner, per carità, la partita che vedi sulla terra la vedi sul cemento e sull'erba, è praticamente molto simile, hai capito? Poi ho preso non è bello, quello che la può cambiare in qualche modo, ma se vai nei primi turni, il 90% delle partite che vedi del primo turno le vedi sul cemento, sulla terra o sull'erba, è uguale, gli stessi. Ok, perfetto, è finito adesso il match, scusate, nota di diciamo di attualità, Khachanov ha vinto 6-3-6-2 su Cerundolo, per cui si va ad attendere adesso, giocheranno nottata Fritz contro Alcaraz, per cui chi vedrà la trasmissione domani, eravamo in diretta giovedì sera, per cui non sapevamo ancora il risultato. Allora, io vi lascio, Carlo e Luca, rinnovando l'invito a chi volesse approfondire un mondo meraviglioso, quello del tennis, con i professori Luca e Carlo, Luca Bottazzi e Carlo Rossi. Questo indirizzo è un indirizzo che vi può servire parecchio, solo per conoscere magari un mondo diverso, no? Di provare o di capire il tennis. E comunque con due personaggi così vi assicuro che è un sicuro investimento e penso che sia uno di quegli indirizzi da tenere assolutamente nell'agenda. Luca e Carlo, noi ci vediamo poi settimana prossima, se vorrete, chiaramente. Rinnovo anche l'invito agli appassionati di tennis ad acquistare, a leggere Breakpoint, che è il libro di Luca Bottazzi, è disponibile su Amazon, giusto Luca? Correggimi se dico delle inesattezze. E nulla, godiamoci le semifinali e la finale di Miami, poi la settimana prossima ci rivediamo per parlarne con voi. Luca e Carlo, se avete qualcosa da aggiungere, altrimenti vi lascio andare alle vostre serate. No, grazie mille dell'ospitalità, ci vediamo giovedì prossimo, buona serata. Il piacere nostro, grazie Luca, grazie Carlo, buona serata a tutti gli amici appassionati, ciao. Le grandi occasioni della Car Village Fassina, Fiat Panda City Life 1000 benzina, 40.000 km percorsi, 14.900 euro. Da Fassina trovi la tua auto. Ciao da Motor Times, vi aspettiamo nella sede di Saronno e di Legnano con tutta la nuova gamma 2023 pronta consegna. A Saronno vi aspettiamo invece con l'usato multimarche garantito fino a 24 mesi e per qualsiasi problema anche di assistenza o semplicemente di cambio gomme le nostre officine vi aspettano con le migliori promozioni in essere. Ciao a tutti e a presto! Ruggero Moto ad Airago e concessionario Morini ti propone l'intera gamma dalle 6,5 SCR STR al grande successo di vendita Xscape in tutti gli allestimenti. Ruggero Moto è anche rivenditore Fantic con il Caballero nelle nuove colorazioni, la gamma fuoristrada e motard. Ruggero Moto, passione a due ruote. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. E la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza MA. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Benvenuti da JB Cars Monza che vi presenta Land Rover Defender 90, 5.000 vuoto con 525 cavalli, trazione integrale, cambio automatico, edizione Car Passion, 13.000 km percorsi, una vettura incredibilmente accessoriata. Vieni a vederla o ad innamorartene da JB Cars a Monza o visita il sito jbcars.it.